Partiamo da un presupposto. Borini come giocatore non lo seguo praticamente da 5 anni. Avrò visto qualche partita così sporadica del Liverpool, ma niente di più. Posso parlare per come me lo ricordo ai tempi della Roma. E ai tempi della Roma obiettivamente non era un giocatore niente male, perché era estremamente duttile, segnava tanto, poteva giocare in tutti i ruoli perché ha fatto la prima punta, ha giocato in coppia con Osvaldo nell'attacco a 2, ha fatto l'esterno a 3 con Lamela e Totti, cioè insomma era un giocatore che funzionava in Serie A e funzionava anche molto bene. C'è un problema però, sono passati 5 anni, io non so obiettivamente come si sia evoluto e che tipo di giocatore sia oggi. Però se devo andare a vedere i numeri e basandomi solo su quelli, c'è poco da stare allegri, è quello il discorso, perché parliamo di un giocatore che viene da stagioni non particolarmente brillanti, cioè, la migliore è stata quella del... Mi do una mano qui con Wikipedia per i più puntigliosi. La sua migliore stagione è stata quella col Sunderland nel 2014, cui ha totalizzato 7 gol in campionato e 10 totali, cioè quindi non... insomma, un po' pochino obiettivamente, un giocatore che da quando è andato via da Roma si è un po' perso. Comunque sia, benvenuto, comunque sia, dobbiamo sostenerlo, ripeto, è chiaro, non è l'acquisto che ti fa fare i salti di gioia, però che devi fare? Ormai c'è, speriamo che faccia bene, lo sosterremo perché è giusto farlo e poi soprattutto non trovo giusto il modo in cui Borini è stato accolto. Non parlo proprio come accoglienza perché ci sta a esprimere il disappunto. Però, ragazzi, i paragoni con Belotti, cioè c'è gente che mi viene a dire ma abbiamo preso Borini e non Belotti, ragazzi, non è giusto, cioè... Stiamo paragonando un attaccante che arriva in prestito oneroso 1 milione, con diritto di riscatto a 5 milioni, che diventa obbligo in base alle presenze, e lo mettiamo a paragone con un attaccante che costa 100 milioni e che se fosse arrivato sarebbe stato, la punta di diamante del nostro progetto. Cioè, è ingiusto fare paragoni del genere. Però, beh, si sa, internet funziona così, quindi andiamo avanti. Speriamo che vada bene, cioè arriva come riserva, arriva per completare il reparto e se Montella riesce a metterlo a regime può essere una buona risorsa. Però, diciamo che le ultime stagioni sono un po' sconfortanti, perché lui è uno che ha fatto 8 gol negli ultimi 3 anni, cioè dopo quella stagione a Sunderland ha fatto 8 gol in 3 anni. Boh, ragazzi, speriamo bene, che devo dirvi? Insomma, non è che sia proprio... È una reaction strana, ma cioè, è dura esprimere un giudizio perché è un acquisto strano. È un pupillo di Mirabelli, cioè lui stesso che l'ha voluto. Speriamo che abbia ragione, perché obiettivamente è uno di quegli acquisti che ti lasciano un po' così, che non ti aspettavi. Speriamo bene, dai Fabio, smentisci tutti, smentisci me in primis, smentisci me che non sono contento del tuo arrivo. Mi devi smentire, cazzo. Dai.